Raiola, possiamo parlare di un'occasione persa, perché è una Paganese che ha prodotto molto nel primo tempo, nel secondo tempo una brutta Paganese che non ha trovato più il bandolo della matassa per scardinare la retroguardia di Ravenna. Io credo che nel primo tempo non abbiamo fatto. Nel primo tempo si è Come visto, occasioni? allora, nel primo tempo si è visto che la Paganese non ha buttato qualche palla perché ci siamo adattati al loro gioco. Se il primo tempo dovevamo dare molto, molto più intensità alla gara, nel secondo tempo, perché abbiamo giocato contro. Ognuno fa il suo gioco, il Ravenna decide di venire a Pagani, di mettere 24 persone dietro la linea della palla, ognuno gioca come vuole, gioca come vuole. Noi dobbiamo essere bravi a non innervosirci. Perché ne possiamo trovare di partite del genere, dobbiamo avere molta pazienza perché se non abbiamo pazienza poi succede che prendiamo il pallone su passaggi di qualche metro lo possiamo sbagliare. Concludo dicendo che, come ho detto ai vostri colleghi, che per noi non c'è nessun problema, teniamo 10 punti e guardiamo avanti, perché ricordate una cosa, io guardo sempre all'esperienza dell'anno scorso. L'anno scorso dicevamo il punto non serve, allora fatevi conto quel punto di qua e quel punto di là che cosa poteva succedere alla fine per la Paganese in classifica. Questo oggi è più importante, sperare che Martinelli non sia niente di grave e sia a disposizione per domenica e probabilmente dalla prossima anche i nostri attaccanti cominceranno a sbloccarsi. Portato a casa qualche punto, un punto, ma credo di poter dire che sia stato un punto legittimo e che la mia squadra abbia meritato sul campo questo tipo di risultato. Io da parte mia invece conservo anche un po' di rammarico perché il secondo tempo dove la Paganese ha provato, ma secondo me ha provato con difficoltà fisiche, tecniche, insomma era sicuramente una squadra che provava a vincere, ma secondo me non aveva la forza di poterlo fare e ci ha concesso un atteggiamento che secondo me era pericoloso per loro, era favorevole a noi e non siamo riusciti a sfruttare degli spazi, delle ripartenze, delle situazioni che una squadra cinica doveva sfruttare, ma noi non siamo cinici, se no non avevamo 7 punti. Paganese nel primo tempo ha spinto di più, ha collezionato angoli, ma vere occasioni direi di no, nel senso molte mischie, molte situazioni, ma vere occasioni no. Nel secondo tempo la Paganese è calata, c'è stato un caldo impressionante oggi e noi invece abbiamo tenuto bene in fase difensiva anche perché abbiamo speso meno di loro a livello di contenitivo e poi dopo, però ecco, lì avremmo dovuto essere forti e cinici. Gabriele, nonostante un punto, una Paganese che ha rischiato in un paio di occasioni, nella prima sei stato superlativo nel smanacciare in angolo su Cazzola, nel secondo Gerbino Polo non ha trovato lo specchio della porta. Alla fine sono partite che si possono anche perdere. Sì, sono partite che si possono perdere e l'abbiamo visto anche oggi. Abbiamo cercato di fare la partita, solo che loro era difficile trovare sbocchi perché giocavano a 10 dietro la linea della palla e quindi abbiamo cercato di andare più sulle fasce laterali e non abbiamo trovato il gol. Come hai detto te, queste partite rischiano anche di perderle perché la squadra avversaria si chiude dietro, riparte in contropiede e possono fare del male. E fortuna, diciamo, che abbiamo preso questo punto. Ravenna è una buona squadra che è venuta qui e ha fatto una partita di copertura chiudendo tutti gli spazi e non era facile trovare sbocchi come ho detto prima. Sono stati bravi a coprire e noi potevamo sfruttare meglio qualche occasione. Ma per noi era importante oggi fare risultato contro una squadra che sapevamo essere in salute, in casa sicuramente la Paganese fa valere la sua forza, aveva ottenuto 3 vittorie contro squadre importanti, quindi ecco, sapevamo che c'era da soffrire, però secondo me nonostante tutto alla fine c'è anche da rammaricarsi, perché insomma abbiamo avuto 2 occasioni importanti senza contare a parer mio un rigore che poteva starci, senza correre troppi grandi rischi, però effettivamente la Paganese ci aveva preso campo, aveva preso metri e continuava a insistere nella nostra metà campo. In mezzo abbiamo avuto nel primo tempo questa occasione con Cazzola solo davanti al portiere che alla fine, forse, tra tutto il predominio che c'è stato, l'azione più clamorosa forse è stata la nostra, ecco, senza nulla togliere alla Paganese. Nel secondo tempo, come diceva lei, forse le squadre si sono un po' allungate, noi abbiamo beneficiato di questo e in qualche ripartenza abbiamo creato qualche occasione
e alla fine penso che il risultato di 0-0 sia giusto, forse saremmo rammaricati tutti e due però.